Ciao, ci troviamo da Andreina, io sono Enrico Recanati, naturalmente a Loreto, nelle Marche, dove oggi prepareremo con il nostro fuoco una ricetta di gnocchi ripieni di cervo in salmì, preparazione tipica del centro Italia. Per gli gnocchi delle patate, naturalmente le prendiamo a col fiorito, dove ci sono queste patate rosse che ci danno un amido molto diverso. Primo passaggio fondamentale, naturalmente, è cuocere le patate. Noi le cuociamo sotto la cenere. Quindi mettiamo la patata, le ricopriamo e le lasciamo cuocere, almeno per un'oretta e mezza. Dipende un po' dalla grandezza delle nostre patate. Ecco, così, belle coperte, un fuoco costante e naturalmente non può mancare un cervo cacciato di qualità. Cominciamo dalla coscia, iniziamo a disdossarla, così andiamo a ricavare la polpa del coscio. Ok, la prima parte di polpa la prendiamo e la porzioniamo. Stiamo attenti a togliere comunque i nervi, le parti più dure. Naturalmente questa cottura la faremo alla brace e con l'aiuto di una pentola di terracotta. Con gli scarti, con tutti i ritagli, non si buttano via, bensì andiamo a recuperare per fare il fondo. Ancora, eccolo. Eccoci. Parte con l'osso, che rilascia un gusto completamente diverso. Anzi, le utilizziamo proprio l'osso un po'. Fascina di legna, accendiamo. Parte. Ok. Prendiamo la pentola di terracotta e pensiamolo come uno stracotto, comunque una cottura lunga, quindi ecco perché abbiamo bisogno di più fuoco e di più forza. E quindi così andiamo e lasciamo che parte. Diventerà un po' nera la pentola, ma non è un problema. Qui diciamo che c'è bisogno di veramente un po' di attenzione, di sensibilità, di conoscere quello che è proprio il fuoco, perché le temperature non sono quelle di un gas. Olio. Sistemiamo il fuoco, abbassiamo delle parti un po' troppo e aspettiamo che il nostro tegame raggiunga la temperatura che vogliamo ottenere. Aggiungiamo un po' di strutto, che comunque nella cucina marchigiana è un ingrediente importante. Diciamo una cucina di sapore. Sedano, cipolla, un po' di più. Sono partite le nostre verdure, sedano, carote e cipolla. Solo attenzione che comunque la verdura cucini e cucini bene, rilasci la sua acqua di vegetazione. Ok, ci aiutiamo anche con un coperchio. Fondamentale. Ok, le nostre verdure sono pronte, la padella a temperatura, il fuoco è costante. Andiamo ad aggiungere il cervo,
così le nostre ossa. Ok, facciamo prendere il colore subito forte alla nostra carne, così i liquidi e il sapore della carne rimane all'interno. Ecco, in questa maniera aiutiamoci, facciamo ripartire il calore. Ecco. Così. Prepariamo le nostre erbe aromatiche. Eccoci. Un po' di pancetta. Questa ci aiuterà a far rilasciare alla carne sapore e tenerla un po' più morbida, rilasciando il grasso piano piano. Le nostre erbe. Allora, rosmarino, salvia, maggiorana e rosmarino tritato. Ginepro delle nostre montagne, sibillini. Così. Naturalmente il limone non trattato, perché utilizziamo tutto quanto. Inseriamo per primo il rosmarino con il rametto, che rilascerà piano piano tutti i suoi profumi. Maggiorana, le piccole erbe, le piccole aromatiche si possono anche spezzare soltanto con le mani, così rilasciamo sempre la loro integra naturalezza. Salvia, un po' del rosmarino tritato. Ok. Ok, aggiungiamo il ginepro, pancetta, limone in un secondo momento. Adesso finiamo con l'aggiunta di un po' di vino, che non può mancare nelle Marche, il verdicchio. E lasciamo sfumare e cuocere bene l'alcol. Ok. Riaccendiamo, così evapora prima. Andiamo ad aggiungere la pancetta in questa maniera, che ci rilascerà tutto il suo sapore, una parte grassa che comunque servirà alla morbidezza, che comunque la cacciagione è sempre una carne molto magra, quindi ci aiutiamo con questo, come la tradizione vuole. Aggiungiamo limone, così, che rilascerà naturalmente la sua parte amara, il profumo. L'alloro, ci aggiungiamo un po' di pomodoro, pochissimo, lo possiamo anche lasciare bianco. Olive, naturalmente tenere a scolare, un po' di pepe, il sale starei molto basso, perché comunque con la pancetta ci rilascia del sapore, quindi il sale già è presente. Rifacciamo andare, chiudiamo e lasciamo cuocere almeno 3 ore, all'incirca 3 ore. Nel frattempo andiamo a controllare le nostre patate, che naturalmente sono arrivate a cottura. Come potete vedere qui, la nostra carne sta cuocendo, così. Eccole. Ah, bellissime. Ok. Avviciniamo tutto il nostro fuoco. Riaccendiamo. Le patate sono cotte e le iniziamo a preparare per fare la pasta degli gnocchi. Calde,
Vedi la bellezza e comunque la caramellizzazione della cottura alla brace, che già riporta una struttura completamente diversa. Con l'aiuto di un coltellino l'importante è togliere tutta la buccia. La patata alla brace naturalmente ha tutta un'altra cottura, permette agli ami di cuocere lentamente, quindi ecco perché la brace è sapore, gusto, fumo, e questo è tutto dentro al nostro ingrediente. Cuciniamo con 7 legni diversi, abbiamo messo oggi la fascina di vite, ed è da lì la ricerca per il fuoco. Le nostre patate cotte alla brace, iniziamo a setacciarle, così, con l'aiuto di un setaccio fine, un po' alla volta, fate prima e viene meglio, perché per ottenere una pasta omogenea della patata, per avere naturalmente un impasto più morbido. Eccolo. Le nostre patate cotte sotto la cenere sono state setacciate. 200 g di farina, 150 di maizena, l'uovo. Inseriamo e iniziamo a impastare con le mani. Così, raccogliamo, ci aiutiamo naturalmente con un tarocco. Ok, così. Naturalmente non inseriamo tantissima farina, perché dovremmo avere un morso che ci ricorda questo profumo di brace, dove andiamo ad inserire un ragù. Ok, andiamo ad aggiungere appena appena farina, così. Eccola. E lasciamo il nostro impasto sopra. Il nostro salmì è cotto. Quindi una parte viene macinata al macinacarne e l'altra parte viene battuta a mano, perché comunque io amo masticare e mi piace moltissimo riconoscere l'ingrediente. Il nostro ripieno. Prendiamo una tasca da pasticcere, così, uno stampino e andiamo a lavorare così. Iniziamo a creare il nostro gnocco appunto con l'aiuto di questo stampino, che ci dà già una forma rotonda. Lo andremo a mettere per alcuni minuti in abbattitore, così potremmo lavorarlo nel migliore dei modi e lasciare una forma rotonda al nostro gnocco. Quindi equilibrio tra patata e ripieno. Noi già abbiamo il ripieno pronto, tenendo questo gnocco in carta al ristorante. Come potete vedere, abbiamo una forma precisa. Ci aiutiamo naturalmente con un pizzico appena appena di farina. Ok, stendiamo con l'aiuto di un mattarello. Ok, qui già andiamo a creare il nostro gnocco e a creare il suo spessore di queste dimensioni. Eccolo qua. Andiamo a prendere un coppa pasta, tagliamo, quindi mettiamo il ripieno con l'aiuto delle mani al centro. Così andiamo a dargli la forma rotonda, proprio di uno gnocco. È importante lo spessore,
Lo spessore è importante perché io voglio un'esplosione, voglio sentire la mia carne e lo gnocco che l'accompagna. Ecco qua, quindi nel 2012 veniva fatto con le patate viola, poi le patate viola sono andate un po' troppo di moda e io ho ripreso le patate col fiorito o di Avezzano. Sì? Sì. Prima di andare in cucina, vi volevo ricordare che nel libro pasta c'è anche una mia ricetta, il Vincis grasso, tipica lasagna marchigiana, interpretata a modo mio. Un goccino d'olio. Gli gnocchi sono pronti, li mettiamo a cuocere. Ok, uno gnocco così cuocerebbe all'incirca sui 6-7 minuti. Noi diamo soltanto 2 minuti, lo togliamo e lo portiamo a cuocere in brace. Quindi lo gnocco è stato appena messo in acqua. Quindi prendiamo la nostra brace calda e iniziamo a cuocere lo gnocco. Ci aiutiamo con una retina. Anche qui aggiungiamo un po' di strutto, così la patata non si attacca. Poi gnocco, naturalmente utilizziamo i nostri cappelli per imprigionare tutto il fumo. Cerchiamo di far cuocere gli gnocchi con il nostro fuoco, dandogli una parte croccante. Andiamo a vedere. Ecco, belli croccanti, come se fossero delle patate arrosto, con all'interno il loro ripieno. Ci aiutiamo sempre scaldando un legno di cedro per trasportare i nostri ingredienti dalla brace, per non far sì che si abbassi la temperatura. Quindi, legno di cedro, gnocco. Adesso andiamo in cucina, così, così. I gnocchi sono cotti alla brace, partiamo da un fondo naturalmente di cervo, ok? Burro acido per legare il nostro fondo. Appena appena di acqua. Gnocco, gnocco. Ok, il nostro gnocco è mantecato con il suo fondo, burro acido, lo andiamo a impiattare. Una salsa di cicoria selvatica che andremo a mettere in questa maniera. Così. Poi gli gnocchi. Così. Un po' del nostro fondo, concludiamo con un po' di latte di kefir e naturalmente non possono mancare le nostre erbette dell'orto. Gnocchi di patate cotti alla brace, cervo, il suo fondo, latte di kefir
e cicoria selvatica. A voi. Vi ho fatto vedere gli gnocchi alla brace, con delle tecniche, delle attenzioni, la gestione un po' del fuoco. È un piatto che potete riprovare tranquillamente a fare a casa, oppure meglio, lo venite a mangiare da me. È sempre un piacere collaborare con Italia Squisita, poter mettere a disposizione le mie tecniche e il mio modo di cucinare. Grazie, arrivederci a tutti e alla prossima ricetta. A fuoco vivo!